Poco fa vi siete ornato della qualifica di gentiluomo veneziano. Lo sono, infatti. Ma non siete Casanova. No, per nulla. Essere o non essere c'è sempre un po' dappertutto. Al Teatro Arcobaleno, fino all'8 febbraio, Roberto Erlizka interpreta Casanova, un testo scritto da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Lo spettacolo segna un nuovo felice traguardo nel sodalizio artistico fra l'attore e la società Teatro Segreto. In fondo è questa un po' la spinta del testo, ecco, di raccontarsi come se si raccontasse un altro. Se fossi Casanova non sarei Casanova. Trovo facilissimo dirigere Erlizka e trovo difficilissimo dirigere Erlizka, come tutti i geni. Sulla scena, un Casanova giunto all'ultimo atto della sua vita, deciso a sfatare in una sfida metaculturale quella fama di libertino che ha finito per sopraffare la sua vera biografia. Lui si trova con 5 donne che lo interrogano, ma una in particolare di queste donne sa troppe cose di lui, sa cose che lui non ha mai confessato a nessuno. Come fa a saperle? Insieme a Erlizka, 5 attrici, proiezioni della mente con cui Casanova discorre, ricorda, ricerca la sua vera identità di uomo, di scrittore innamorato della vita. Non ha più nulla Casanova, non ha più ricchezze, non ha più donne, non ha più casa. La relazione è comunque molto forte fra lui e queste donne, che sicuramente sono meno realistiche di quello che si può immaginare. Sicuramente sono delle evocazioni. Da un punto di vista prettamente attoriale è chiaro che lui è come dire, alla guida di questo spettacolo, ma necessarie le altre affinché lui possa far vivere questo Casanova. Volete giocare, signore? Casanova non era un collezionista numerologicamente, non era un seduttore cinico. Sono riusciti perfino a determinare il numero delle donne con le quali Casanova ha avuto relazioni, 122 donne accertate. In oltre 50 anni di attività sessuale, 122 donne vuol dire poco più di 2 donne all'anno. Perfino un funzionario di banca, se si organizza, può riuscire ad arrivare a relazioni che ammontino a 2 incontri all'anno. Eravate voi quella giovane donna che Casanova incontrava quasi ogni sera a Napoli? Napoli? Dalle lettere che le donne gli scrivono, noi scopriamo che Casanova era un grandissimo ascoltatore del mondo femminile. Casanova tratta con donne emancipate, donne colte, donne consapevoli. E non si è mai seduttori se non si è stati adeguatamente sedotti. Come sempre, il testo di Ruggero Cappuccio è il frutto di moltissimo studio. In una prima fase rivolto all'approfondimento della figura affrontata, poi concentrato sulla ricerca di un linguaggio adeguato alla scena e al personaggio. Ancora una volta, un piccolo capolavoro. La mia idea è un'idea fondata su quella banale circostanza che si chiama l'indagine, la ricerca. Se devo invece far parlare Casanova, che è un uomo che ha scritto in francese, che ha scritto in italiano, la cui lingua madre era il veneziano, è evidente che io usi, indaghi, accarezzi un'altra lingua. In questo caso è una lingua italiana, esente dalle contemporaneità, è un italiano sospeso. Ieri sera in teatro, ella mi offese senza motivo diritto alcuno di procedere verso di me in simil guisa. La scrittura di Casanova, quella sua originale, l'Histoire de ma vie e altre cose, la fuga dal carcere dei Piombi, è una scrittura molto moderna. E dunque bisognava creare una scrittura sospesa, ma che fosse anche una scrittura non leziosa, diretta, tagliente. Per essere felice un solo momento ha pagato con la galera, l'esilio, la derisione, la gonorrea, la sifilide, la tristezza. Ma è accaduto anche che il personaggio si è mangiato lo scrittore. La commedia!